Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Quel Tale Ale. Eccoci qui di nuovo con Watch Dogs Legion. Riprendiamo da dove ci siamo lasciati, quindi con il nuovo soggettone che abbiamo reclutato. Pronto per una nuova operazione? Sì, ho appena seminato un tizio. Ti serve una mano? Negativo, andiamo. Mamma mia, già è diventato Bullo Style comunque, già è diventato Bullo Style quest'uomo. Allora, dovevamo fare una missione che appunto richiedeva il nostro nuovo soggettone che, scusate, non mi ricordo il nome, abbiate pazienza, ma fatemi andare a vedere. John Thompson, nuovo attivista, grande John, guarda com'è armato e pericoloso. Quest'altra chi era? Vabbè, quella che ci ha sbloccato. Ah, è brava ad hackerare. Perché naturalmente poi ognuno di questi ha le sue abilità. Questo c'ha il capri. Questo è proprio rissoso, guarda le armi. Poi abbiamo il nostro sportiveggiante. Questo omicidio truffaldino. Ma come omicidio? Furtività migliorata però, eh. Droni, ricarica H breve. Va bene, un po' di cose varie ed eventuali ce le abbiamo. Poi pian piano naturalmente andiamo a reclutare anche gli altri. Va bene, questa è la prossima zona di missione. Ragazzi, io nello scorso episodio ho ricompense spia attivista abile. Ok, nello scorso episodio ho fatto qualche taglietto in più. Sapete perché? Perché come state vedendo sto cercando di postarvi video in 4K. E in 4K, come potete immaginare, ci vuole una vita per postare i video, elaborarli eccetera. Oltre al fatto che il gioco dura veramente tanto, quindi onestamente ho anche i dubbi che se facciamo 50 ore di walkthrough voi lo seguiate. Insomma, lo spero vivamente, ma ho i miei forti dubbi. Quindi vorrei comunque cercare di fare un qualcosa abbastanza fruibile, magari video un po' più brevi, qualche taglio in più, per far sì che comunque la serie non diventi troppo pesante e che comunque sia la serie che effettivamente... Oddio! Tutto bene, signora? Allora, a parte che dovevamo e potevamo in realtà andare anche dall'altro lato, non so perché ci voleva far passare qua comunque. Vabbè, ma se ve buttate ve dovete togliere, no? Quindi, come detto, niente, la gente si butta. Mo non si può andare tranquillamente sul marciapiede che sta gente te si butta sotto stercofano. Comunque, a parte ciò, io mi trovo meglio sul marciapiede, perché qua in Inghilterra andate tutti contro mano. Io sto meglio sul marciapiede, allora. Non è colpa mia. Se voi scegliete questa tipologia di guida, è colpa vostra. Siete pessimi. Scusi, dica. Levate, signor. Non vedi che stiamo arrivando con stile. Evidenzierò il server con il software di ricostruzione RA. È fuori portata, quindi dovrei usare un drone da carico pesante per rubarlo. Ok, allora chiamiamo il nostro drone da carico. E il drone da carico si può utilizzare sia per salirci sopra, come avete visto, sia per andare a spippolare in zone che di solito non sono raggiungibili. Usa il drone da carico per rubare il server. Allora, io immagino che posso controllarlo in questo modo, quindi scendiamo giù. Oddio. Attento col motorino. Vai, passa. Passa. Oppela, attenzione alla testa. Ma è pericoloso questi droni. Oh, con chi ce l'hai col drone? Ma lascia fare. È successo un macello. Non è colpa mia. Comunque, controlliamo il drone e damos. Vedete, con stile adesso possiamo andare con Orco 2 contro gli alberi, naturalmente, perché quello è il nostro primo obiettivo. Guarda qua che stile il nostro operaio. No, volevo vedere un pochino anche la panoramica di sta Londra dall'alto, non dall'altissimo. Nel studio dall'altissimo sarebbe anche un po' preoccupante come cosa. Guarda là, dai. Poi ci faremo dei giri panoramici, per quanto questo vada un pochino lentino, ma è da carico, non è da spippolata in giro per la città. Ma a parte ciò, quindi vi dicevo, l'ideale sarebbe quello di andare un pochino a fare video un po' più fruibili, come vi dicevo, sia lato grandezza file, sia lato fruibilità vera e propria del video, insomma, perché dite che ci beccano? Io vorrei... lo aggancio così? Ok.
Ah sì, possiamo fare. Non se ne accorgono manco. Ok. Allora, più alti di così non possiamo andare, quindi cerco di un attimino di destreggiarmi. E poi qua la velocità non aiuta, quindi facciamo così. A posto. Tutto a posto, il server è sul tuo veicolo. Puoi andare. Cerca di non esplodere, chiaro? Per quanto scioccante possa sembrarti, so guidare, grazie. Va bene, non si offenda però. Ah, adesso guidiamo via la ricostruzione in rea. Questo lo possiamo fare, credo ci dia qualche... CTOS AR, Data Reconstruction in Progress. Ci siamo, rimani in zona finché non avrò scaricato dati a sufficienza sul server. Scarica, vai, tranquillo, tanto qua stiamo. Questo è un hacker professional e apparentemente sa anche guidare, nonostante gli occhiali. Download completato, ma mi servono più dati. Ti mando le coordinate di una nuova posizione. Ok, vedi, io vado sempre qua per salire, ma non imparerò mai che dobbiamo andare contro mano. Comunque, a parte ciò, riusciamo a... Madonna! Che meraviglia! Con i dati delle infrastrutture di sorveglianza, scusate, dei droni CTOS in zona, degli optic dei civili e delle telecamere, sta ricostruendo ciò che è successo in questo luogo 24 ore fa. Stupendo! Piano! Aspetta... Oddio, ha agherato quello. Scusa! Oddio, ha schiacciato quell'uomo lì! Non sono stato io! E guarda, guarda che può succedere se fa queste cose... Guarda là, è pericolosissimo questo. Mamma mia, ma si può fare una cosa. Oh, lunghi, piano. Vabbè, non fa niente, dai, tutto sommato. È onesto. Ma che fai suonare? Vuoi sentire come si suona? Dai, senti il sound, signori. Mamma mia, sembra che devi partire tipo una solo rock quando... No? Oppela. Mamma mia, che tenuta comunque. Senti, cioè, proprio rock and roll style. Attenzione, buon uomo. Ma occhio cosa? Ma se vi mettete in mezzo alla strada, che è colpa mia? Poi strada o piazzola, mostra, guarda il capello. CTOS AR, Data Reconstruction in Progress. Ok, sto accedendo optic, telecamere del CTOS, microfoni, laptop. Dimmi, secondo te il Circe li usa per spiare la gente che ci dà dentro? Porca merda, a pensarci immagino che li usino solo per quello. Probabilmente sì, infatti, credo sia l'utilità principale. Fa prima questo o quello, vediamo. Trasferimento insieme. Completato. Mi manca un ultimo set di dati, ti invio le coordinate di una nuova posizione. Va bene, io vado in automatico. Aspetta, attenzione, stavolta ce l'ho fatta. Ma che cosa suoni? Guarda questo che suona. Ma se non sai, guarda che non sai guidare e poi suoni. Ma ti sembra il caso? Cioè, se non siete bravi, guarda questo tassista com'è pericoloso. Se ne va nel parco di fino. Va bene, comunque noi proseguiamo per la nostra strada. Ci sono tante auto che poi potremmo prendere. Oh, attenzione anche all'ambulance. Aia, ho sentito un botto. Sì, noi faremo questo per il 99% del tempo di questa serie, quindi aspettatevelo. Guarda che l'autobus! Guarda l'autobus! Pericoloso! Attenzione! Madonna, quelli al secondo piano secondo me si sono fatti un po' male. Scusa, ti sposti per piacere. Attenzione con le moto! Sono pericolose. State attenti. Mettete il casco sempre, fate i bravi. Prima mano guida automatica, specchietto. Ah, lo specchietto, non mi ricordavo qual era. No, che cazzo. Oh, scusate. Ah, lo specchietto, vedi? Quando c'è lo specchietto è tutta un'altra cosa. Oppela! No, è divertentissimo, lo so. Ci divertiamo con poco, ma... Comunque Londra è bellissima, dai, signori. È fatta veramente molto, molto bene. Attenzione, questo ci taglia la strada con l'autobus che devia. Rischia il tamponamento a catena. Attenzione. Guarda qua, dai. Come si fa a non dire che... Spettacolare. Cosa? Che è successo? È successo qualcosa? Oh. Ditemelo se sta succedendo qualcosa di brutto, perché non è che possiamo sapere tutto. Basta, qua pure io. Aspetta, dove devo andare, scusa? Consegna il furgone a Piccadilly Circus. Ma io pensavo di esserci arrivato, cioè pensavo di dover hackerare cose, invece no. Piano.
Mamma mia. Aspetta, fallo qua dentro che ti... Mamma mia. Aspetta, abbassa sto baracchino. Ma lo consegno qua, eh? Avvia la ricostruzione RA, vai. Facci zap. CTOS AR. Data reconstruction in progress. Per catturare il sospetto. Aia. Ora facciamo sul serio. Passo. E chiudo. Che armi ho io? Scusa, tanto per... Mi stanno ancora attaccando. La pistoletta? I pugni? Oddio, i pugni sarebbero... Dovevano distruggere il server prima che io abbia finito. Esci dal veicolo e occupati di loro. Sparagli, lanciagli dei sassi. Eh no, gli sparo. La loro autostima, qualsiasi cosa, basta che io riesca a completare. Mamma mia, che bisciottata. Aia, chi è? Sta subendo troppi danni, ancora qualche colpo ed è andato. Ma ditemi che stanno sparando a lui e non a me. Che... Oh, merda. Mamma mia, che è bisciottino. Guardalo lì. Tacco punta. Tacco punta. Tacco punta. Perché c'è il... è semi-automatica la mira, credo. L'abbiamo messa direttamente così. Quindi basta che fai proprio una stoccata e via. Vedi? Boom! Guardalo. Guarda che no look. Mo te ne stai accorgendo. Occhio. Ma come ora ti ammazzo? Con quale cattiveria? Scusa, posso mettermi qua dietro? Tipo... No, non così. Non ci si mette dietro in quel modo. È affondata, non ce lo metti. Ti è, beccate sto bagliocchino. Però io... Oh! Potremmo anche hackerarle, per carità. Però che fa, hackeri? Attenzione, retromarcia style! Benissimo, fatto. Ora faremo meglio a sbarazzarci del server e di tutte le ditate che ci abbiamo lasciato sopra. Va avanti. Sovraccaricherò il server e scatenerò un picco energetico che friggerà la batteria. L'impulso elettromagnetico dovrebbe sia liberarci dei droni che distruggere il server. Un consiglio, scappa. Magari dimmelo prima, no? Ecco due. No! Ma ha hackerato pure la macchina quando ha fatto sta cagata. Aspetta, 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 mo riparte. Riparte per una cippa. E basta! Ma a parte che voi utilizzate delle armi... Vero? Abbiamo messo a segno un colpo assurdo. Ostacolati i cattivi che tiranneggiano il mondo. E soprattutto mi sono procurato un giocattolo tutto nuovo. Ora dovresti tornare al rifugio. Sabina ha organizzato un briefing con te e tutta la squadra. Va bene, arrivo. Attenzione. Paletto style. Guarda come... Elevate. No, attenzione, signore. Oppela. Madonna mia, come arriviamo noi? Non arriva nessuno, signore. Si può? Mamma mia, che stile comunque. Che stile. Una biretta, no? Elevate. scusa, abbiamo fatto sto lavoro non mi indifferente. Sembri una persona che ha voglia di combattere per Londra. No, ho sbagliato tantissimo. Ecco. No, non lo voglio reclutare questo. Ma chi è? Scusate, signori, vabbè, niente birretta. È pericolosissimo prendere le birre qua, veramente. Veramente pericoloso. Possiamo? Tec. Voi mi raccomando, ragazzi, come sempre, lasciate like e condividete per supportare la serie e il canale. Iscrivetevi se non l'avete ancora fatto, ma dico io perché non l'avete ancora fatto, scusate. Anche sul secondo canale, Il sito per le live, dove mettete? Segnate. Tutto in descrizione, eventualmente. Ben fatto, squadra. È bello vedere il rifugio ripopolarsi. L'unico modo che abbiamo per salvare Londra dall'oppressione totale è ricostituire la resistenza. Dobbiamo reclutare, addestrare e ricostruire il nostro arsenale. La gente è più che pronta a ribellarsi e a riprendersi la città. Dobbiamo solo dimostrargli che il Deathsec è vivo e lotta con loro. Sono d'accordo. La città sta venendo divorata da parassiti che devono essere eliminati. E Albion, che ha occupato la città come fosse una zona di guerra, chiudendo la bocca a tutti. E non ci dimentichiamo dei Kelly.
Sono come avvoltoi che continuano ad approfittarsi dei più deboli. Giusto, ma non dimentichiamoci che Zero Day è ancora vivo e vegeto. Hanno già fatto fuori il Dex e che molto probabilmente ci riproveranno. Io credo siano stati loro a organizzare gli attentati e a incastrarci. Col vostro aiuto faremo luce su questo mistero. Direi che abbiamo da fare. Basta parlare. Salviamo Londra. Discretamente importante come obiettivo, però. Allora. Missione completata, rapporto. Io onestamente andrei a cambiare anche personaggio. Che dite? I personaggi credo, se è come l'anteprima, li possiamo cambiare quando vogliamo. Nel senso, anche se siamo in giro. Vabbè, mo stiamo qua dentro, quindi poco cambia. Però, ad esempio, il potenziale recluta, posso eliminare quest'uomo qui per piacere. Modo era un forum di coupon per la spesa. Ma signori, ma che cos'è? Questo qua, questo lo vedo molto sobrio. Usa l'attivista. Attivista? L'ho vista? Mi ricordate, Alchemist? Vabbè, questo è per chi è di lunga data sul canale, lascia fare con serie di un certo livello. Detto ciò... per quanto riguarda il video di... Sai che si aspetta grandi cose da te. Sono certa che ti dimostrerai all'altezza. Questo... Ma i burattinai hanno le ore contate, capito? Certo. Vabbè, a parte questo. Vi stavo dicendo una cosa, ma la sua aureola me l'ha fatta dimenticare. Sì. Quindi, cosa volevo dirvi? Non mi ricordo, come detto, non mi ricordo. Vabbè, andiamo comunque alla prossima mission, che in ambito generale si trova abbastanza distante, quindi va bene. Per i video, vediamo se escono tutti i giorni, probabilmente no in realtà, perché ci sono tante cose da postare, tante altre ne arriveranno prossimamente, quindi se un giorno magari non vedete un video, non vi preoccupate, né che è successo qualcosa. Cerchiamo di mantenere un certo ritmo, ma altri giorni magari uscirà altro. Possibile anche che qualcosa la faremo in live. Voi seguitemi anche sull'altro sito, perché come detto adesso riusciamo a fare live un po' più di prepotenza con il PC nuovo, quindi si potrebbe fare anche con qualche titolo più importante. E quest'auto ormai è da buttare, quindi ne prenderò un'altra. Prendo la moto, anzi, questo lo vedo molto da moto. Vedi com'è aerodinamico? Vabbè, va, andiamo. Attenzione, signora! Oppela! Oh, oh, aia! Aia! L'assicurazione, mi ha fatto malissimo, è stato lui! Chiamate la police! Chiamate la police! È stato lui, quest'uomo! Fermate quest'uomo! Ma vergognati! È stato lui, è vero, quello col baffo! Diglielo! Guarda che t'ha combinato, vergognati, imbecille, non far finta di parlare al telefono, non sai guidare la moto, vergognati. Sei andato quello? Vabbè, va. No, controlli i documenti, perché questi sono furbi, questi vanno in giro senza... Ce l'hai l'autocertificazione? Lascia fare. Solo cemento e lamiere contorte. Inquietante pensare a quanta gente ci ha lasciato la pelle. Questo posto è abbandonato da mesi. Po' sospetto come... che ci sia tutta questa sorveglianza in giro, non trovi? Sì, forse è la pista giusta. Cosa devo cercare, Bugs? Un qualsiasi tipo di dispositivo da cui possa provenire il segnale. Sembra che arrivi dalle macerie. Aspettate che qua abbiamo trovato una soluzione. Oh, attenzione, perché questo secondo me esplode malissimo, eh. Non vorrei dire niente, ma... Oh, piano. Controlla, vai. Allora, piano piano ci avviciniamo lì. Veloce. A posto. Facciamo che me lo lascio così, che magari poi ci risaliamo. Meno che non se ne va, Allora, raccogli. Che devo raccogliere? Ah, raccoglie tutto. Va bene. E fatto questo. Ma che cazzo? Ci siamo. Il segnale proviene da questo frammento di Spider-Bot. Non sappiamo ancora a chi appartenga. E come cazzo ci è finito qui? Ridotto così, per di più. Difficile a dirsi. Ma con una ricostruzione in RA forse riusciremo a capire cosa gli è successo e se è legato all'attacco. Accedi ai ripetitori qui intorno e potrò raccogliere abbastanza dati per creare una ricostruzione in RA.
Vabbè, però sei un po' pretenzioso. E come faccio qua? Ah, no, uno sta sopra. E in realtà no, non c'è niente, lascia fare. Uno sta qua. Un altro paio stanno sopra invece. Lascia fare. Devo farlo da vicino? Vabbè, quello comunque non ci vede, Perfetto, altri due ripetitori. quindi. Non ho detto niente. Tanto per. Rischio. Non l'ho potuto distrarre. Allora. Aspetta, aspetta, aspetta. E dai, scendi un attimo che. Allora, almeno uno me lo. Ah, proprio di cattiveria. Ma elimina. Non volevo proprio eliminarlo definitivamente, diciamo così. Volevo fare più un'azione mediamente evasiva da panico. Allora. Questo secondo me sta qua. Pensavo. Oppala. Ah, eccolo qua. No, pensavo peggio. Pensavo di dover usare il baracchino lì, ma ce la Ancora svanghiamo uno e ci più siamo. easy. Altro sta dall'altro lato. Ma noi andiamo in giro così. Cioè. Io direi che non siamo proprio stealth, se devo dire la verità, eh. Chi l'ha mandato? No! Ma sei un imbecille del Kaiser! Ma che ti aiuto io? Io sto a fare una cosa fatta bene. Ma io non ho capito perché questa cosa è ignobile. Ma l'avevamo fatta. Cioè, nel senso, stavamo alle spalle di quel tipo lì. Che necessità c'era di fare sta troiata? Boh, vabbè. Mandatemi un'altra squadra. Pure, andiamo bene. Ma vedi che uno ci prova a fare cose stealth, ma Ok, sono loro dovrebbe che sono essere sufficiente. Ora mi cattivi. basta estrarre l'audio da questa traccia, il video da qui e fatto. Torna dove hai trovato quello Spider-Bot e avvierò la ricostruzione in realtà aumentata della notte dell'esplosione. Una parola, questi Ricevuto. ci stanno a venire in chiappettà qua, quindi. Vabbè, ormai, signore, che fa? Non ti liberi? CTOS AR, data reconstruction in progress. Vediamo che è Hai successo. portato la roba? Cazzo, dici che abbiamo compagnia? Offro una birra a chi lo trova. Mai fidarsi di un Kelly. Quindi erano del clan Kelly. Allora, un attimino che. Io che pensavo che prima fosse facile. Kelly? Oh, cazzo. Il clan Kelly era dietro gli attentati. Pazzesco. Più che altro pare uno scambio. I Kelly probabilmente erano i fornitori. Merda, la donna che hanno incontrato. Scommetto che c'entra con Zero Day. Beh, non startene lì impalato. Continua a cercare. Bugs, è possibile risalire a chi stava controllando il bot? Ho terminato di decrittare il segnale inviato dallo Spider-Bot e anche se non riesco a risalire a un utente specifico, posso dirvi che è un codice usato dalla polizia metropolitana. Ma perché? Quindi la Non. polizia ha visto tutto in tempo reale. La E quindi ricostruzione continua sapevano. oltre quelle macerie. Ottimo. Abbiamo uno di quei tunnel quantistici del Pentagono? Per sviluppare la tecnologia per un tunnel quantistico ci vorranno almeno 10 anni, ma gli Spider-Bot e i droni sono qui oggi. Se non ti va di aspettare, puoi provare con uno di quelli. Ottima idea.
E andiamo con uno di quelli. C'avevamo la stradina, vedi? Tac. Dove vado? No, non di qua, penso. Sì. Mostra comandi, vediamo cosa... No, solo salta. Va bene. Non vedo niente. Perché non punti i tuoi occhietti da essere umano sul carico del furgone? Ricevuto. Che non li vedi. Nitroammina RDX. E lo stesso sistema di detonazione usato nelle bombe piazzate al parlamento. Okay. La firma di Zero Day, eh? Muoviti, abbiamo altre consegne da fare. Vi hanno assunti per rifornire gli obiettivi. Non sono affari che ti riguardano. Zero Day aveva più squadre coordinate. Giocano a scacchi 3D questi. È un modo per riuscire a portare a termine un attacco coordinato su larga scala senza lasciare tracce. A Zero Day servivano uomini e risorse, ma doveva averli sempre a disposizione. Non servono chissà quali doti da detective per capire che tanto al Clan Kelly quanto ad Albion la situazione ha fatto comodo. Beh, direi di sì. Direi proprio di sì. Sfortunatamente non possiamo apprendere altro dalla ricostruzione in RA, ma se riuscissimo a trovare la gente che stava spiando con lo Spider-Bot, credo che potremo saperne di più. Dobbiamo trovarlo. Però, come detto, al momento sediamo. Eccoci a Newscoglia. Albion ha la stazione sotto controllo. Ha preso il controllo dell'intero corpo di polizia. Come a dire, se le tue forze armate private non ti soddisfano, puoi cercartene delle altre. Benissimo. Non sono un fan della polizia, ma meglio loro di questi stronzi. Non temere, cambiano solo le uniformi, le armi d'assalto militari e la tendenza a pensare più al profitto che al bene comune. Ora, per trovare informazioni sullo Spider-Bot, dobbiamo proseguire. Vabbè, certo, abbiamo scelto un personaggio un po' più aggressivo, però. O no? Stai pensando quel Vabbè, che è diventato pensando abbastanza io, aggressivo. Stando al numero di serie, si tratta dello stesso Spider-Bot rinvenuto alle macerie del Toan. Deve esserci un modo per identificare l'ultimo utente. Dirigi lo Spider-Bot fuori da quella stanza. Mi servirà una connessione diretta per scoprire altro sul nostro amico menomato. Ci penso io. Un attimo però, aspetta che... Allora. Scusi, caro. Quell'apertura sembra un buon punto di uscita. Allora. Persino mezzo distrutto e senza tutte le gambe, lo Spider-Bot può saltare e infilarsi nei condotti. È un ottimo metodo per muoversi nella stazione senza farsi notare. È una parte del sistema di detonazione a distanza del Parlamento. Se la polizia, o meglio Albion, l'ha analizzato, sa che non è affatto opera del DedSec. Evidentemente non l'hanno analizzato, non la faceva... maschera di Dalton. Comodo. Devono averla recuperata al Parlamento. Forse è l'unica cosa che resta di lui. Aia. Piano, piano. Non sta in formissima, quindi dobbiamo un attimino. Ok. Un attimino che ho Spider-Bot qua. C'è un po' di lentezza nelle cosce. È prevedibile, ma ce n'ha pure di meno di cosce, quindi. Comprensibile. La oppela. Un attimo fuso sto coso, ma ce la farà? Ne sarei così sicuro. È pieno di robaccia. Dovrei farti strada a salti per raggiungere il prossimo condotto. Sì, però è un po' una rottura di maroni questa. Almeno forse è stato riparato sto baracchino. Dai, ce l'abbiamo fatta? Io ho risparmiato questa gran rottura di maroni. È stata veramente abnorme. Raccogli, va. Oh. Vediamo. Ciao.
Sto scansionando lo Spiderbot e accedendo ai suoi drive. Mentre analizzo i dati, ti conviene darti la gambe, a meno che tu non muoia dalla voglia di spiegare alla nostra violenta forza di polizia privata cosa ci facevi nella loro stazione. D'accordo. Ah, esagerato però. Qual è il problema? Un attimo. Perché possiamo liberare degli attivisti e questo ci serve per andare a... ad avere un po' più di reputazione, rispetto e sostegno in questa zona della città, visto che il quartiere non è... non credo sia dei nostri questo, però. E... salva. Grazie a Dio sei qui. Oh, grazie. Ok, vedi, ribellione aumentata. Queste sono cose che dobbiamo fare, che ci sono molto utili. Il pezzo di Spiderbot che hai trovato ha un modulo GPS satellitare che inviava regolarmente la sua posizione a una stazione di terra. La tana del Bianconiglio è sempre più profonda, vero? Ti sto inviando le coordinate della stazione di terra. Allora, abbiamo le coordinate della stazione di terra, ma ragazzi, io direi che la vediamo nel prossimo appuntamento dedicato a Watch Dogs Legion. Mi raccomando, voi come sempre fatemi sapere la vostra. Spero che il video vi sia piaciuto. Come sempre lasciate like e condividete per supportare serie e canale. Iscrivetevi se non l'avete ancora fatto anche al secondo canale. Noi ci vediamo alla prossima. Un saluto a tutti. Attenzione, buon uomo. Saluto a tutti da Guelta Leale.